Sia lodato Gesù Cristo. Con tanto desiderio entro nelle vostre case, mi metto lì accanto a voi per quanto mi è possibile. Vorrei essere seduto accanto a voi, magari sul sofà, e conversare su quanto di più bello la nostra fede cattolica ci trasmette, ma cercando di capirla anche con razionalità, ponendoci gli interrogativi senza paura. Non fa paura quando l'uomo è un ricercatore di Dio, dell'assoluto. E brutto è quando uno rinuncia alla ricerca. L'uomo è un ricercatore nato. Cerca di indagare dentro la natura e l'uomo cerca di scrutare anche ciò che porta dentro di sé. Certo, quando entra in se stesso gli interrogativi diventano aggrovigliati. L'uomo è un baratro. Dice il testo della scrittura, Salmo 63, e il suo cuore è un abisso. Come è possibile entrare in questo cuore umano e non porre dei grossi interrogativi a cui noi, come persone umane, ancor prima che credenti, vogliamo, desideriamo rispondere? Il Catechismo della Chiesa Cattolica cerca di aiutarci alla riscoperta del significato più profondo dei nostri interrogativi che più che mai lecito porci. E cominciamo allora con il numero due del compendio del catechismo della Chiesa cattolica che pone questa domanda: Perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio? La risposta: Dio stesso Creando l'uomo a propria immagine, ha iscritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Anche se tale desiderio è spesso ignorato, Dio non cessa di attirare l'uomo a sé perché viva e trovi in lui quella pienezza di verità e di felicità che cerca senza posa, per natura e per vocazione. L'uomo è pertanto un essere religioso, capace di entrare in comunione con Dio. Questo intimo e vitale legame con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità. Non dico che questa risposta non sia chiara, è chiarissima, ma proviamo a vederne le conseguenze anche sul piano concreto. Che cosa può significare tutto questo per il vivere della vita feriale di ogni uomo che si fa interrogativo nei confronti di sé e delle grandi problematiche dentro le quali l'uomo è inevitabilmente chiamato a vivere, specialmente nella nostra convulsa civiltà attuale? Perché dunque nell'uomo c'è il desiderio di Dio, ma c'è o non c'è? questo desiderio di Dio. Può darsi che qualcuno si convinca che non vale neppure la pena di cercare Dio. Dipende poi dai momenti stessi della vita che suggeriscono la ricerca di Dio, comunque di qualche cosa che è oltre se stessi. Soprattutto quando l'uomo si accorge di non essere risposta completa a se stesso. È di non riscontrare proprio dentro il proprio essere, nel suo limite, tutte le risposte di cui va alla ricerca, in quanto essere umano, bisognoso di capire il mistero di sé. C'è il desiderio di Dio. A volte è un desiderio esplicito, altre volte è implicito, altre volte, per così dire, rimosso o soffocato, ma il desiderio rimane o per dirla con Sant'Agostino all'inizio delle sue confessioni, un'espressione che tutti noi conosciamo molto bene, che Agostino ha sperimentato sulla sua stessa carne, Tu sei grande Signore e ben degno di lode, ci hai fatti per te e il nostro cuore non assosta finché non riposa in te. Beh, questa volta ve lo dico in latino che è intraducibile, ma che già nella sua formulazione, latina appunto, ci dice il suo contenuto, noi già lo percepiamo. Ad te fecisti domine, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te. Agostino, che uomo meraviglioso. Dopo il travaglio di una vita da giovane, da adulto, Divenuto rettore, anzi insegnante di retorica, di avvocatura, presso l'università di allora, capitale dell'impero romano d'Occidente che era Milano, è un Agostino sempre inquieto, mentre aveva l'impressione di aver conquistato la vita, aveva conquistato la grande carriera che tutti avrebbero desiderato, però in fondo il suo cuore, quando si metteva a contatto con il suo essere profondo. Quando tutto attorno a lui faceva silenzio e non poteva non rispondere agli interrogativi che nascevano dentro di lui dalla sua mente così acuta e così esigente, ci hai fatti per te, Signore. E il nostro cuore, la nostra interiorità rimane inquieta, forse anche di più di inquieta, finché non si decide a trovare la Sua armonia, la Sua pace in te. Ecco allora la risposta del compendio. Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha iscritto nel suo cuore il desiderio di vederlo. Dio è l'uomo, anzi il cuore dell'uomo. Allora cerchiamo di capire che cosa intendiamo per cuore. L'immagine prima è quella del cuore fisico che pompa il sangue, che lo purifica, che lo rimette in circolazione in tutto il nostro corpo, attraverso vene, capillari, eccetera. E qui occorrerebbe proprio un medico, comunque un esperto in questa materia. E deve essere una cosa fantastica, il cuore. Ma quando noi intendiamo cuore, la Sacra Scrittura, intendiamo più che il muscolo, propulsore di sangue, è in realtà la nostra interiorità. Cioè ciò che equivale al nostro essere io, la nostra stessa identità di persone. Quello è il nostro cuore, cioè l'interiorità. Bene, Dio ha creato l'uomo, l'abbiamo già visto, maschio e femmina, lo riprenderemo questo testo, ha iscritto nel cuore dell'uomo, cioè ha inciso, praticamente come sulla pietra, qualche cosa che non può essere soppresso da nessuno né dall'esperienza né dalle ideologie. In fondo quando l'uomo ascolta attentamente se stesso nelle sue esigenze profonde, capisce che cosa c'è scritto in profondità nel suo cuore, che lui non si è dato, ma che lui, Dio, il trascendente, ha inciso, ha scavato, ha immesso dentro i suoi cromosomi. Nei cromosomi dell'uomo sta iscritto che l'uomo è ricercatore di Dio e non può fare a meno di Dio, sempre se l'uomo riesce ad essere sincero con se stesso, un ricercatore. Anche se tale desiderio, ricorda il testo, è spesso ignorato, Dio non cessa di attirare l'uomo a sé. È vero che l'uomo, travolto dal vivere quotidiano, dimentica Dio. Forse neppure è in grado di percepire quello che dentro il suo animo si agita giorno dopo giorno. Magari lo stress della vita gli fa dimenticare e Dio è la propria coscienza, cioè la propria interiorità, ma Dio non cessa di attirare l'uomo a sé quasi per una legge del pendolo, verso Dio. Il centro di tutto è lì. Si passa inevitabilmente. È Dio che ha scolpito dentro ogni essere umano, in me, in te, in chiunque, questa realtà. Siamo fatti per Lui. Ci attira a sé. Per quale scopo? Perché l'uomo viva e trovi in Lui la pienezza di verità e di felicità l'obiettivo cercare la verità, ma non una piccola verità, un frammento di verità, tutta la verità. Sicché sì l'essere mistero dell'uomo finalmente trova anche la vera soluzione del suo essere mistero. Capisce il perché è un mistero? Parleremo più volte di questo termine mistero che non va identificato come una cosa misteriosa, ma piuttosto come una realtà che è più grande di noi. Ed essendo più grande di noi ha bisogno di luce che viene dall'esterno, che viene appunto da Dio, che proietta la sua luce dentro il cuore dell'uomo. Al dire di Agostino ancora una volta, e mi perdonerete queste citazioni di Agostino, ma mi è molto caro, come credo Agostino è carissimo, a tutti quanti lo hanno accostato almeno una volta, rientra in te stesso, nell'interiorità della tua vita, del tuo cuore troverai già dimorante la verità con la V maiuscola. Allora l'uomo deve trovare, va alla ricerca della pienezza della verità, non può contentarsi delle prime risposte banali, perché e i perché dei perché, fino ad arrivare all'ultimo perché, quello che dà ragione a tutta la serie concatenata dei perché va alla ricerca della felicità. L'uomo è un essere assetato di verità e di felicità, ma la felicità vera non ci può essere se non nella verità. La verità vi farà liberi, dice Gesù. Potremmo dire la verità vi farà felici. Chiunque si lascia conquistare dalla verità si trova anche nella felicità. E chi è che trova la felicità? cercando la verità, chi cerca Dio senza posa. Il ricercatore di Dio, insomma, io credo che anche un credente, parlo di me in questo caso, chiunque sia un credente, sa quanto costa la ricerca continua della verità e della felicità, che non è mai raggiunta totalmente, che non è una merce da mercato, che si possa acquisire con il denaro. Va ricercata di giorno in giorno. Oggi ho la misura dell'oggi, domani potrò anche aggiungere felicità a felicità, verità a verità, per approfondire, o meglio, un lasciarmi conquistare, inondare dalla verità e dalla felicità. Per natura e per vocazione l'uomo dunque è un essere religioso. Che cosa vuol dire l'uomo essere religioso? l'essere religioso. Uno potrebbe pensare che l'uomo è un essere orante, va bene. L'essere religioso, di per sé la parola religione potrebbe anche essere equivocabile, la religione non è una serie di riti. Quando diciamo uomo, essere religioso vuol dire aperto all'assoluto, di cui ecco interessante quello che dice la risposta a questo secondo interrogativo, l'uomo è capace di entrare in comunione con Dio, capace? Ma si è autodeterminato in questa sua capacità di poter entrare in comunione con Dio, dunque è il frutto della conquista dell'uomo, della sua intelligenza, della sua volontà, quello di poter accedere a Dio, mistero di amore trinitario? Chi è che sta all'origine di questa stessa capacità? L'uomo da solo non è capace di Dio. Non è capace di raggiungerlo pienamente, ma soltanto intravederlo, come vedremo in domande successive. È capace di Dio soltanto se Dio lo rende capace di lui. Allora ancora una volta sentiamo la bellezza, l'importanza della gratuità, del dono di Dio, un Dio che viene incontro all'uomo. È l'uomo che incontra Dio, per così dire, a metà strada, perché Dio fa tutta la sua parte. Mentre l'uomo è chiamato a fare l'altra parte. E proprio nell'incrocio tra un Dio che discende e l'uomo che cerca Dio, come a tentoni si potrebbe dire con il testo biblico, un uomo che ricerca Dio, Dio gli viene incontro, in quell'incontro abbiamo il senso più bello dell'essere religioso. Il religioso, cioè l'uomo religioso, è un essere religioso che si apre a Dio, è capace di Dio, non nel senso che lo possa contenere interamente, ma di fatto è in grado, ha la facoltà di entrare in comunione con Lui, la comunione di vita, Lui creatura e Dio creatore, Lui figlio, Dio come padre, Lui limitato, Dio come infinito assoluto. Questo intimo e vitale legame con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità, espressione di grande rilevanza, cerco adesso di chiarirla per quanto mi è possibile, il legame con Dio, sul piano della intimità dunque del cuore, l'uomo che con il suo cuore si apre a Dio e fa sì che il suo cuore, cioè la sua interiorità diventi capienza di Dio. È un legame che sia vitale, vigoroso, convinto. Questo legame con Dio sta a fondamento della dignità dell'uomo. Chi è l'uomo? L'uomo è questa realtà personale che, voluta da Dio, amata immensamente da Lui, è continuamente sorretta da Lui, vive in comunione intima con Dio, un essere chiamato a questa comunione vitale, intima con Dio. Allora capisco chi è l'uomo, capisco la sua dignità. Noi auspichiamo che un po' tutte le Costituzioni abbiano di fondo, di cogliere il valore, si dice, della dignità della persona umana. Sì, però... Questo valore non può essere frutto soltanto di un accordo, che già è molto. Potremmo dire che se la dignità dell'uomo è sancita anche a livello del diritto nazionale e internazionale, è una conquista immensa, una conquista degna dell'uomo, della sua civiltà. Però, in definitiva, se noi togliamo anche dalle... Nostre abitudini quotidiane, Dio, non abbiamo più il fondamento su cui fondare, piantare, radicare la nostra dignità di persone umane. Tutta la dignità, la grandezza dell'uomo, in altre parole, sta tutta nell'essere creatura di Dio, Figlio di Dio. Si potrebbe dire: Dio ha fatto in me cose grandi, Dio mi ha fatto grande, degno di Lui, opera Sua. Ma se noi appunto togliamo Dio, evidentemente siamo nulla. Come possiamo notare, anche questa risposta era veramente un grande condensato di sapienza cristiana. Ancora siamo nei preliminari, cioè nelle premesse, il percorso è assai lungo, non possiamo neanche pretendere di dover dire tutto fin dal secondo incontro. Terzo incontro della nostra Catechesi, noi abbiamo questa spero buona disponibilità a proseguire nel cammino e vi dico proprio riascoltiamoci. Riandiamo magari anche a queste parti che ho già tentato di spiegare. Eventualmente se qualcuno fosse particolarmente interessato si ponesse altri interrogativi che abbiano però attinenza con queste domande appena poste dal Compendio, mi può anche scrivere. Poi cercherò di dare le risposte, se non subito, successivamente, al momento opportuno, quando di fatto eh, conviene inserire eh, l'interrogativo e quindi anche la sua eventuale risposta. E perciò a tutti ancora una volta il mio augurio cordialissimo ed amico sia rodato Gesù Cristo.